I medici stanno poco poco venendo a Ma meno. diamo il buongiorno a Esatto. Maurizio Grossi, presidente dell'Ordine dei Medici di Buongiorno, Rimini. presidente. Buongiorno, buongiorno a tutti. Un Buongiorno. allarme che ha lanciato direttamente dalle colonne in prima pagina del Resto del Carlino, un allarme numerico. Ma ci spieghi, perché in realtà è una valutazione che viene fatta a livello nazionale, ma che poi a ricaduta potremo cogliere anche sul nostro territorio riminese. Ci spieghi perché? Prima di tutto il dato nazionale è un dato di previsione che secondo alcuni addirittura è una previsione al meglio, quindi potrebbero la situazione essere ancora peggiore di quella che è stata riportata, visto che adesso c'è una ulteriore fuga dagli ospedali con la famosa quota 100, so che c'è una corsa proprio al pensionamento. E questo dato nazionale ricade su Rimini semplicemente per dati proprio proporzionali, per dati proporzionali. La nostra realtà riminese è identica a quella media nazionale, quindi ci aspettiamo quel numero di assenze, di carenze, di mancanze che abbiamo riportato. Questi anche qui siamo dei dati previsionali sull'attuale e ripeto, con l'approvazione della quota 100 i dati potrebbero peggiorare, Li potrebbero ricordiamo, peggiorare. Presidente, i dati. A livello nazionale si prevede che fra 10 anni in Italia mancheranno, lo scrive proprio lei in questo suo intervento, 33.000 medici di base e 47.000 medici ospedalieri. Insomma, fatte le dovute somme, si parla di 80.000 medici in totale. E per Nel ricaduta su riminese, Rimini si parla esatto. di 200 medici di famiglia in meno e 150 negli ospedali. E poi Sì, dice, allo stesso tempo, in 10 anni non è che riusciamo a formare tutti questi medici che verranno a mancare. esatto. Noi abbiamo un bacino di circa 15-16 mila medici che attualmente non hanno avuto la possibilità di accedere alle scuole di specializzazione o di accedere al corso di formazione di medicina generale. A livello governativo stanno cercando delle soluzioni, ovvero di formare questi 15.000 medici che per quell'imbuto formativo sono rimasti esclusi da queste possibilità. Non è una soluzione facile, anche perché tutte le volte che si vuole mettere mano a questa soluzione c'è bisogno di risorse, di soldi praticamente, e Quindi ci quelli tutte spieghi, le volte. ci sono ragazzi che si laureano, e tra l'altro insomma una laurea che richiede tanti anni di studio e di sacrificio, e poi però non riescono ad accedere ai corsi di specializzazione, rimangono un No, po' in una situazione di un sospensione. limbo. Esatto, sono come in un limbo professionale, una zona grigia, li chiamano i camici grigi, adesso c'è stato addirittura questo nuovo termine, un po' i camici grigi, cioè quelle persone, quei medici che, ripeto, non hanno né specializzazione per poter accedere ai reparti ospedalieri né quella specializzazione richiesta per fare il medico di famiglia. Questo perché i numeri sono impietosi, a fronte di circa 10.000 medici che si laureano, ogni anno ci sono attualmente in posti di specializzazione 6-7.000 posti ogni anno, quindi ogni anno rimangono fuori un paio di migliaia di medici, no? E quindi questi qui matematicamente non hanno l'accesso. Si è chiesto Presidente, ma di. ecco, ma le chiedo, ma questo diciamo crea anche qualche scelta differente per la laurea? Cioè un ragazzo che finisce le scuole superiori si guarda attorno e dice sì, mi piacerebbe fare il medico perché insomma per una passione o perché effettivamente ha un talento così, poi però pensando a quello che lo aspetta dopo magari 6 anni di studio, il fatto che la specializzazione non ci sia, sta diminuendo anche il numero di persone che accedono ai corsi diciamo universitari per diventare medico oppure no? Non avete visto questo Questo calo? non è stato un deterrente, anzi ogni anno c'è un numero sempre maggiore di giovani che fanno il test di ammissione a medicina, quindi questo dato ancora non spaventa, molti poi di questi giovani purtroppo, dico purtroppo perché sono le nostre risorse, sono i nostri giovani, non trovando sbocchi in Italia vanno all'estero e ricordiamoci che in Francia, in Germania, in Inghilterra i nostri giovani professionisti sono ricercatissime, hanno un'altissima preparazione, sono considerati, perché la nostra università attualmente è un'università insomma, che forma in modo direi molto egregio questi medici e quindi sono ricercati e quindi
lauriamo dei medici, investiamo in questi giovani che poi prendono la via dei paesi europei. D'altra parte, se europei. Non riescono ad entrare nell'imbuto, come l'abbiamo chiamato prima, vanno a cercare una situazione magari quindi anche diciamo che migliore. La risposta a questo allarme che viene lanciato potrebbe essere quella di allargare l'ingresso, insomma, a questo imbuto? E allargare i posti disponibili in scuole di specializzazione e alla formazione di medicina generale per accedere alla professione di medico di famiglia, no? Del medico di base, il medico delle eccetera. Però attualmente, ripeto, i numeri sono discrepanti tra quelli che si laureano e quelli che si possono specializzare. La richiesta che abbiamo fatto noi come Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici è stata quella di dare tanti posti quanti sono i medici che si laureano, ovvero la formazione continuarla sino alla specializzazione, non più creare quell'imbuto, quella strettoia che separa la laurea dalla specializzazione. È un po' una riforma degli studi che bisognerebbe mettere mano dall'università a tutta la formazione regionale. Ma dottore, è solo un problema di costi secondo lei o c'è qualche altro inghippo? Attualmente penso che il problema principale sia quello di costi. Poi bisognerebbe anche rivedere un po' i numeri della formazione, perché oggi si formano specialisti che magari sono poco richiesti sul mercato della serie. Le malattie, la popolazione sta cambiando, sempre più anziani, sempre più malattie croniche, sempre meno nascite, sempre meno bambini, quindi mi verrebbe voglia di dire che certe specializzazioni sono più richieste rispetto ad altre, e quindi magari quei numeri che sono un po' datati, quelli che ripartiscono le varie scuole di specializzazione, potrebbero essere rivisti. Però attualmente il problema principale è un problema di costi. Un problema di costi. Lo diceva, dottore, un po' rispondendo anche alla domanda che avevo in mente, ci sono delle specializzazioni che sono più a rischio di altre? Cioè, lei diceva, a parte il cambiamento della popolazione, quindi anche delle patologie a cui si deve rispondere, però ci sono magari specializzazioni dove o i numeri sono più bassi o magari ci sono anche meno possibilità poi di diventare... Oggi ci sono delle specializzazioni che sono un po' in difficoltà, perché la professione in queste specializzazioni è più difficile. E mi viene voglia di pensare al numero sempre minore di persone che si specializzano in chirurgia, in quelle branche dove lavorare negli ospedali è sempre più difficile, dove c'è sempre maggiore anche contenzioso, e quindi sono quelle oggi meno ambite, no? Meno ambite, quindi magari ci sono meno accessi, meno disponibilità, sì, ci sono alcune di queste specializzazioni che sono un po' più in difficoltà. Per esempio l'Associazione dei Chirurghi Italiani ha lanciato anche lì un allarme che c'è meno partecipazione alle scuole di specializzazione in chirurgia, perché la branca chirurgica oggi è una di quelle che maggiormente risente delle denunce, delle richieste di risarcimenti. È una branca difficile la chirurgia, oggi ci sono delle branche che sono più difficili da professare, da praticare rispetto ad altre, questo è sicuro. Quindi anche da Rimini, insomma, come federazione, presidente, lanciate questo allarme. È chiaro che qui ci deve mettere mano, insomma, di livelli più alti, però effettivamente nei confronti delle persone, insomma, c'è di che preoccuparsi, perché insomma meno medici vuol dire anche meno, immagino, attenzione alla cura, soprattutto nei confronti di una popolazione che diventa sempre più anziana e quindi inevitabilmente bisognosa. Va incontro a patologie. Sì, perché se vogliamo mantenere certi standard di assistenza e di qualità delle cure, sicuramente non si può fare a meno del fattore umano. Noi possiamo comprare tutte le migliori attrezzature del mondo, ma se dietro a queste attrezzature non c'è la persona, non c'è il medico preparato, il medico competente, o addirittura non c'è proprio il medico perché non riusciamo a trovarlo, e oggi, ripeto, abbiamo dei reparti dove c'è veramente difficoltà a reperire medici che vogliono lavorare in certi settori, parlo del settore dell'emergenza, la pediatria ospedaliera, sono i settori più in crisi. Ripeto, noi possiamo comprare tutte le più grandi e sofisticate attrezzature, ma non saremo in grado di dare un'assistenza adeguata, perché manca il fattore umano,
che nella medicina è ancora il fattore fondamentale. Quindi, poi ci diceva all'inizio della trasmissione, qui chiuderei della nostra intervista, quota 100, sono medici anche nel riminese, stanno correndo verso questa possibilità? Sicuramente sì, io ho tanti colleghi ospedalieri che con la quota 100 hanno fatto domanda all'INPS per andare in pensione, quindi nei prossimi mesi in molti reparti ci sarà la carenza di questi medici, che tra l'altro sono un po' l'ossatura, no? Il medico più anziano, molte volte anche il medico più esperto, il medico di riferimento, quindi una fuga in massa crea anche un problema poi di ricambio, di trasmissione del sapere, perché molta della nostra professione la impariamo sì sui libri, ma la si impara molto stando con il collega più anziano che ti fa da tutor, da maestro. Quindi, un po' dappertutto dovrebbe essere così. In tutte le professioni. Diciamo così, che però quella medica sicuramente è un grosso aiuto, poter lavorare diverse insieme, insomma, a chi comunque ha vissuto quel. Certo, certo.